Non è andata come speravate, eppure dicevamo con Zauri la partita stava andando dove voleva il Pescara, perché portarla in parità nel secondo tempo era quello che forse volevate. Sì, volevamo questo, stava andando come hai detto te, però alla fine è andata male. È andata male, dovevamo metterci molta più cattiveria, cosa che non abbiamo fatto. Colpa nostra, usciamo e nulla, è finita qua. Che cosa è mancato questa sera anzitutto? Ma come detto, la partita al primo tempo è finita 0-0, dovevamo cercare di portarla fino a almeno 20 minuti alla fine sullo 0-0 e poi giocarci tutte le nostre carte, però purtroppo, ripeto, senza cattiveria, e senza cattiveria si va da poche parti. Io prima di fare un'analisi della stagione chiedo a Massimo se è finale il risultato un po' a sorpresa di Cesena, qualora dovesse essere confermato solo l'entella del girone. E addirittura del 3-0, addirittura 3-0 il Monopoli. Ecco, addirittura 3-0 il Monopoli, quindi solo il Pescara e solo l'entella del girone B. Forse questo livello non era neanche così alto? O aspettiamo Reggiana? No, questo c'entra poco. Guardando invece alla stagione, cosa non ha funzionato rispetto a quelle che erano le vostre speranze e le vostre idee? Cosa non ha funzionato? Io lo ripeto per l'ennesima volta, abbiamo fatto quest'estate un grandissimo, per il bene della società, un grandissimo lavoro, cambiando tutto, forse le aspettative, abbiamo creato aspettative troppo alte, cosa che non dovevamo, abbiamo fallito il terzo posto perché noi dovevamo arrivare terzi, lì è sì che abbiamo fallito e poi... È normale, anche oggi siamo arrivati, e non è una scusa, però con diversi giocatori fuori, come due centrocampisti importanti come Pompetti e Deriso, ma non è una scusa, le alternative c'erano, abbiamo fallito. L'ultima da parte mia, poi le domande da studio, perché più volte il presidente Sebastiani ha detto ai nostri microfoni, se dovessi rimanere io, Matteassi resta a fare il direttore, ne avete parlato, c'è qualche novità, resterebbe volentieri, perché Zauri poco fa ha detto io resterei veramente volentieri a Pescara. Stiamo parlando del Pescara, chi è che non rimarrebbe, chi non verrebbe, però sono cose che non ho parlato e non sta a me dirlo. Studio. Fabio Ferraresi per Luca, Fabio. No, boh, io saluto il direttore, chiaramente c'è tanto rammarico, però mi ricollego alla domanda che ho fatto prima al mister. Io credo che oggi al Pescara sia mancato tanto un giocatore come Pompetti, poi tu sei stato un signore a dire che non vuoi accampare a nessun alibi, a nessuna scusa, però abbiamo fatto molto poco, al di là poi della cattiveria, che come hai detto tu, che è mancata in alcuni giocatori, però Pescara ha fatto fatica proprio a costruire palle gol, cosa che nell'ultimo periodo invece gli veniva naturale. Sì, hai detto tutto te, però Pompetti, come sappiamo tutti, non c'era, quindi è inutile parlare di giocatori che mancavano, c'erano altri e... Dovevamo fare di più, dovevamo dare di più. Ora avete visto, sono 2 mesi e mezzo che io non vengo più a parlare, non ho più rilasciato dichiarazioni, sono qua oggi perché è giusto così, insomma, ci devo mettere la faccia, sono qua e dispiace veramente tanto. Ti chiedo le ultime due cose, Luca, prima di salutarti e di ringraziarti. La prima, tu sei stato calciatore, quindi sai bene quanto contano gli episodi. Quel palo di Cernigoi poteva cambiare la vostra stagione o è troppo riduttivo? Poteva cambiare, però alla fine a me non piace parlare di queste cose, abbiamo perso, siamo fuori. Approfitto della tua onestà per l'ultima battuta. Questa squadra con la gestione Zauri ha subito forse anche di più numericamente rispetto ad Auteri. A conti fatti, se potessi rifare qualche scelta, cosa faresti per renderla più forte strutturalmente? È normale che alla fine quando esci poi... Potresti fare altre cose se ripartissi, però ripeto, quest'estate era impossibile. Ritorno sempre al solito discorso del centrocampista, che ho preso le mie colpe, ma era impossibile farlo, è stata veramente dura fare il mercato. Però è inutile stare qui a parlare cosa fare o cosa non fare, è finita e dispiace tanto.